Dalle trottole alle macchinine in latta, dalle cucine economiche alle bambole in porcellana. Non manca neppure la prima Barbie ed i classici soldatini. Un salto nel tempo attraverso i giochi dei nostri genitori e ancor prima dei nostri nonni. E la memoria giocosa, i giocattoli di un tempo, vengono a scuola. Un'affascinante mostra allestita all'interno dell'aula magna della scuola media Marco Pacuvio a Brindisi. Il gioco è fondamentale nell'apprendimento di ognuno di noi e senza il gioco non c'è apprendimento. Io tante volte, anche nella scuola media superiore, ho sempre detto che anche Dante si può leggere e apprendere giocando, anzi forse si può apprendere più ludicamente che nozionisticamente. Il gioco così diventa un'esperienza educativa e formativa attraverso un percorso storico, un'iniziativa fortemente voluta anche dal Club UNESCO di Brindisi. Finalmente ci siamo riusciti, anche perché per noi dell'UNESCO il gioco fa parte di uno dei capitoli dei diritti umani, quindi anche per i diritti umani anche il diritto al gioco è molto importante. La mostra è stata allestita grazie ad una collezione privata messa a disposizione da Pierluigi De Castro, il papà di questi giochi che lui stesso ci descrive. Che una signora mi ha detto: c'ho dei bambolotti, ma uno è rotto, è tutto scassato, non so cosa farmene. Mi dai il pane per i miei denti, del resto sono rotti e entreranno a far parte di quello che i momenti liberi della mia vita. Per la stessa ragione per cui addirittura viene dalla Svezia quei due test, me li ha dato una ragazza svedese, una mamma, proprio perché non li stavo utilizzando più. I giochi catturano l'attenzione e poco importa la distinzione tra maschile e femminile, ai ragazzi piacciono tutti. Cosa pensate di questi giochi? Soprattutto, è più bella la Barbie di oggi o quella che avete visto lì, quella di ieri? Sicuramente quella di oggi, diciamo, perché, non lo so, ti fa venire una sensazione di ritornare nel passato. Non lo so, come per esempio di essere nati in quell'epoca oppure di aver giocato con quelle bambole. Interessante, una cosa nuova che abbiamo visto, non abbiamo mai visto. E a me mi è piaciuto molto tutto in particolare, però in particolare anche le macchine, perché a pensare che i nostri padri giocavano anche con queste cose, però noi ora usiamo solamente i giochi elettronici, quindi non pensiamo più ai giocattoli.